credo che un applauso che accomuni tutte le esibizioni ci voglia, perché diamo carica a questi ragazzi, davvero straordinari, davvero bravi, loro e ovviamente le loro insegnanti. Bene, a questo punto noi siamo in una serata che ha un titolo particolare, Preludio d'estate. Il tempo, anzi, qui da noi ancora ci sta un pochettino salvando, al nord purtroppo è tutt'altro che un preludio d'estate, però noi immaginiamo già di essere quasi in riva al mare, quindi abbiamo pensato di dedicare questo momento, Flash Moda, per dare proprio il benvenuto all'estate 2013. Sfileranno adesso i costumi da bagno della collezione 2013 della ditta Francioso, indossati dalle modelle di Miss Summer Salento con gli occhiali della ditta Ottico 40. La coreografa Muriel Galliano ci tiene a precisare che ha studiato questa coreografia appositamente per questa serata. E allora, spazio alle modelle di Miss Summer con questo Flash Moda Preludio d'estate. We'll be right back.
piace. Streets is watching, B-boys beatboxing, boom, 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 the beat keep knocking. Just feel the vibe, feeling good and you feel alive. Now feel the drive, lose yourself and get energized. Get energized, get energized, get energized. Lose yourself and get energized. Get dressed, go it out. Flash moda, un anticipo dell'estate, un preludio d'estate con queste splendide modelle e con questa coreografia preparata da una modella d'eccezione. Muriel Gagliano, che è coreografa professionista e si è prestata anche a sfilare questa sera per questo numero particolare che è un'anteprima appunto di quello che sarà Miss Summer Salento. Vi presento rapidamente le modelle: Giulia Solinas, Vania Tommasi, Sara Contaldo, Sofia Greco, Claudio Acolitti, Marica Manno, Roberta Marangio e Manuel Gagliano. Arrivano per loro dei fiori. Beh, le ragazze sono state acconciate da Nadia Hairstyle e truccate con i cosmetici della ditta Anelli da Sandra Sanchez Perez. Vorrei adesso qui sul palco i titolari della boutique Francioso, poi Amelia di Gioielli Balestra e Vanessa Cordella per l'Ottico 40. Loro devono consegnare un omaggio alle modelle, però sono arrivate, perfetto, grazie, ecco qui siamo al completo, sono tre omaggi. Loro sono 7+1 e quindi che cosa è successo? Dietro le quinte c'è stato un sorteggio e quindi sono stati sorteggiati i nominativi delle modelle alle quali andranno questi omaggi. Io ho il risultato del sorteggio e allora c'è un costume da bagno, è vero, è quello? Immagino, sì. Chi lo consegna? Il bimbo, sì. Perfetto. Va a Roberta. Chi è Roberta? Passo avanti, oh sì, dai, e c'è un costume da bagno che fai, lo accetti, vero? Sì, possiamo anche non accettarlo, lo accetta. Consegna il titolare della ditta Francioso, futuro, saprà. E perfetto, poi c'è un gioiello della Gioielli Balestra, questa volta vediamo chi è stato abbinato questo premio, alla modella che si chiama Marica. Chi è Marica? Eccola lì, prego la signora Amelia, consegna il gioiello. E poi c'è questo paio di occhiali di 40 ottica che invece è stato abbinato a Vania. Eccola, prego. Bene, vedete, siete state anche fortunate questa sera a essere qui con noi per questo preludio d'estate. Ci rivedremo sicuramente, ragazze. Anzi, io direi di fare un in bocca al lupo a chi dirige poi Miss Summer, che è Marcello Altomare. So che non sta proprio benissimo questa sera, gli lanciamo un applauso da qui, dal Teatro Verdi.
Saluta a Marcello. Abbiamo altri fiori? Sì, prego. Beh sì, da consegnare ovviamente a queste nostre graditissime ospiti che ci hanno regalato e hanno regalato questi omaggi alle nostre ragazze. Bene, grazie, grazie Muriel, alla prossima. E grazie ragazze. Siamo a un passo da chiudere il sipario per la chiusura della prima parte, avremo però un intervallo brevissimo. Prima però di presentarvi un ospite, perché gli daremo adesso un pubblico riconoscimento, vorrei, a proposito di pubblico riconoscimento, ringraziare e ovviamente insomma esprimere la gratitudine degli organizzatori ai Vigili del Fuoco di Brindisi, che sono qui e ci stanno controllando, e all'Associazione Brunda della Protezione Civile di Brindisi, anche loro essenziali per la migliore riuscita di questa serata. E allora, questa prima parte si chiude con un ospite al quale sarà consegnata una targa ricordo di questa serata. È qui con noi, l'avete visto anche prima in sala, so che anche lui ha strappato diversi autografi, Leonardo Fumarola. Eccolo che ci raggiunge. Dov'è Leonardo? Dovrebbe raggiungerci. Dovrebbe raggiungere, beh, essendo un ballerino, essendo atletico, potrebbe anche spiccare un salto dalla sala, anche se c'è una sorta di fossato qui, quindi forse dovrebbe a questo punto essere un po' inibente per il salto. Comunque Leonardo sta per raggiungerci, perché con lui chiudiamo questa prima parte della serata. So che c'è una targa che gli organizzatori vogliono consegnare a Leonardo, poi vi ho detto chiuderemo il sipario per 5-6 minuti, mi dico.